quando ero giovane ero capace di fare la capriola, ma adesso proprio non ci riesco. Smettila di raccontarti scuse. Nel video di oggi ti insegno in meno di 3 minuti a imparare la capriola. Magari se già eri capace oppure se non l'hai mai fatta, questo non importa. Soprattutto ti mostro che con dei piccoli accorgimenti, con la tecnica giusta, chiunque e a qualsiasi età può imparare cose nuove con il corpo. E iniziamo da uno dei movimenti più famosi, che è proprio la capriola. Andiamo a vedere. Per iniziare ti consiglio di utilizzare qualcosa di morbido oppure semplicemente andare al parco sull'erba per condizionare un po' la schiena e i tessuti. Poi, una volta che hai fatto un po' di pratica, ha assolutamente senso poterlo fare sul pavimento duro, addirittura sul cemento, però prima devi capire un po' il concetto che regola la capriola. La prima cosa da ricordarti è che la schiena può flettersi oppure estendersi. Ecco, quando fai la capriola devi pensare tutto il tempo di fletterti, questo per proteggerti e appoggiare le parti morbide del tuo corpo per non farti male. Ecco, quindi quello che inizi a fare è uno srotolamento a terra in questo modo, una vertebra alla volta, fino a che appoggi le spalle e la testa e torni sopra utilizzando anche le mani, quindi ti srotoli. Bello rotondo, addominali si attivano bene, chiudi il mento, quindi inizia a abituarti a questa cosa, lo incogli al petto, ok? Una volta che questo è tutto ok, allora iniziamo a mettere un po' di inerzia, un po' di movimento, stacchi i piedi e come se dovessi cadere all'indietro ti lascio andare rotondo, sei una pallina e torni sopra. Quando vai giù non vuoi aprirti perché sennò succede questo e non è divertente, quindi sei chiuso e devi solo lasciarti andare, quindi non trattenere nulla. E anche questa è un po' la bellezza di imparare movimenti dinamici. Quando questo diventa ok, allora vai all'ultimo momento ad appoggiare i gomiti per terra e cercare altezza con l'anca, col bacino. Quindi potresti stare in questa posizione congelato per 1-2 secondi e di nuovo torni. Quello che devi fare è non anticipare il movimento sopra delle gambe, altrimenti diventa molto difficile, più difficile questa roba qua. Pesi molto di più, invece devi aspettare l'ultimo istante per schiacciare il pavimento con i gomiti stretti al busto verso terra e cercare verticalità. Ok, le gambe possono stare anche qua, non mi interessa. Il secondo passaggio consiste nel capire il posizionamento del collo e della spalla in modo tale da poter rendere più efficace quella che è la capriola senza farti male alla testa, che è la cosa più probabile che possa succedere se non conosci la tecnica. Semplicemente stai in ginocchio e quello che andiamo a fare è posizionare la mano sinistra un pochino lontana dal corpo col braccio che si piegherà e il braccio destro ruota all'interno in modo tale che l'esterno del corpo, del braccio e della mano siano aderenti al pavimento. Quindi lo provi qualche volta. Quindi piego il sinistro, ruoto il destro. Inizia a inserire un po' il mento, quindi il mento è chiuso. E quando senti che è ok, provi a infilarti ancora di più, fino a quando vai a appoggiare la spalla, il retro della spalla, la sua parte morbida. E lentamente anche il bacino sale. Quando questo è ok,
iniziamo a utilizzare i piedi. Adesso te lo faccio vedere lateralmente, quindi i piedi vanno in questa posizione, in flessione dorsale, e a un certo punto, adesso ti faccio vedere dove, spingono per portare il peso del bacino più in alto e quindi rendere questo esercizio più simile a quella che è la capriola. Quindi andiamo a fare esattamente la stessa cosa di prima. Infilo, sto guardando dentro, spingo coi piedi. Quanto distendere le gambe non ha importanza, puoi anche tenerle piegate, dipende un po' dalla tua flessibilità. Se ancora non sei molto flessibile, ti consiglio di andare a vedere un nostro video dedicato o partecipare al nostro workshop. Altrimenti riuscirai comunque a fare questo esercizio solo spendendo più energie, perché è questo che serve, no? La flessibilità. Più sono flessibile, più sono efficiente, quindi spendo di meno a fare qualsiasi movimento. Mi infilo, distendo, distendo, ok? Questo basta e avanza per fare la capriola. Poi, se questo è tutto ok, prova ad infilarti un po' di più fino a andare a guardare in mezzo alle gambe, ok? Però per completare questo step devi almeno toccarti abbondantemente la punta dei piedi, altrimenti sentirai troppa tensione. E ti infili. Respira sempre. E stop. L'ultimo passaggio consiste nel mettere insieme le prime due cose che abbiamo visto. Quindi sai già tutto, devi solo acquisire fiducia nel movimento. Come avrai capito, andiamo a fare per iniziare oggi quella che è una capriola all'indietro, che è assolutamente più intuitiva, più facile, meno traumatica, e quindi è un ottimo modo per iniziare, anche per prendere appunto fiducia. Quello che vogliamo fare è riprendere il roll che abbiamo fatto all'inizio, tutto in modo controllato, quindi non vuoi andare a cannone, altrimenti rischi di fare delle cazzate, ma in modo assolutamente controllato, anzi all'inizio puoi andare anche a rallenti, vai a terra e poi distendi un braccio e l'altro si piega lateralmente, testa chiusa e provi ad andare a toccare con un piede. Torni. Adesso l'ho fatto male, nel senso che non ho sfruttato l'inerzia e quindi ho fatto molto fatica e ho avuto difficoltà a raggiungere il pavimento, ma appena ti lascio andare un po' di più diventerà veramente banale andare a toccare dietro. Se hai poca flessibilità, gambe piegate e ce la fai lo stesso. Mi raccomando, non stare con la testa aperta, sennò rischi di prendere una craniata per terra. Magari fa anche bene una volta, smuove delle cose, però a lungo andare. Quindi piano piano prendi fiducia, hop. All'inizio basta un piede, hop. Piano piano passi a due. E sei leggermente di lato rispetto al centro. Una volta che sei sicuro, piano piano vai a mettere i piedi per terra. Mento chiuso e via, finito. Quindi quel passaggio lì, finale per uscire, già lo conosci, è questo qua, il secondo step. Quindi andiamo a rivederlo più fluido questa volta. Un piede, due piedi, capriola. L'ultima volta, facciamo di là, un piede, due piedi, capriola. Eccoci qua, spero ti sia piaciuto il video e questa spiegazione per imparare la capriola. Nel caso fammelo sapere nei commenti, che sono felice di saperlo, e lascia anche un like, iscriviti al canale e tutto quello che puoi fare, ci fa assolutamente piacere. Devi sapere che sono sempre stato un po' restio nel fare dei tutorial dove spiego un esercizio, perché il rischio è poi focalizzarti solo sulla tecnica dell'esercizio senza capirne poi il significato. Infatti
se ci conosci da poco, magari questo è il primo video che vedi qui nel mondo Move Inside, ogni cosa che facciamo ha sempre un significato. Ad esempio, un esercizio banale come quello che può essere ritenuto la capriola ha un estremo beneficio in quello che è la nostra vita, la nostra quotidianità. Infatti, saper rotolare per terra in modo efficace, in modo reattivo, quando ti serve veramente, magari durante una caduta, ad esempio, una caduta inaspettata, ti può salvare veramente da romperti un arto o semplicemente non farti male e quindi avere molta più fiducia in te stesso ed essere più sicuro di te. Quindi questo provoca tutto un effetto a cascata andando ad innalzare quello che è il tuo benessere a 360 gradi. Se ancora non l'avessi visto, abbiamo fatto anche un altro video dove ti spiego proprio l'importanza della connessione del nostro corpo con il pavimento e l'importanza di saper rotolare a terra, che è uno dei movimenti fondamentali, probabilmente proprio il primo che facciamo appena nati. Quindi ti lascio qui il link per il video, da questa parte mi dicono sbaglio sempre, e noi ci vediamo presto.